Questo programma è offerto da Da Euronics Gruppo Tufano fino al 6 novembre, se acquisti un prodotto di almeno 599 euro, puoi scegliere uno tra 10 imperdibili prodotti a soli 99 euro. Notebook HP Stream con processore Vision 4 e scheda grafica Radeon R3. Aspirapolvere iRobot Roomba 604 con navigazione intelligente iAdapt. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liquori pregiati, la qualità prima del marchio. Buonasera, prima o poi ti farò fare lo sacchetto. No, prima cosa mi devi fare, cioè, allora, arriva a Natale ci sono le sorprese, Natale è un periodo particolare, bello da vivere. Natale, bello. Quindi Natale. Per Natale il balletto d'apertura. Ok, promesso. Tu che sei ormai una palestrata, ma guardatela come sta diventando, eccola qui, guardatela, mi sposto io, perché adesso è tutta per lei. Non basta il nostro 55 pollici, però guardatela che bellezza. Grazie. Buonasera Giusy. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, ben ritrovata. Sei contento di vedermi? Io sono sempre contento il giovedì, come sono contento il lunedì, come sono contento quando sono... A proposito, devo fare un saluto alle centinaia, migliaia di persone che ci seguono e ci seguono sul serio, perché io non sono donna, tu non sei Barbara D'Urso, quindi quello che sto dicendo è la verità. È verissimo. Grazie a voi che ci seguite. È vero, grazie tanti. Mille. Allora, stasera cosa facciamo? Non lo so, allora, prima di iniziare lo sai che tu hai fatto il tuo rituale, saluto, il io rituale. Faccio il mio saluto, un bacio grande ai miei tre uomini a casa, vi voglio bene, bacione. Tre. No uno, non due. Tre uomini, cioè praticamente marito e figli, per intenderci, perché non possiamo mai sapere. Yeah, allora, stasera parleremo di randonnée, già è capitato parlare di randonnée, queste manifestazioni che sono veramente particolari, no? Il ciclismo puro, amatoriale, quindi ne parleremo e ne parleremo con degli ospiti molto importanti. Però prima di farvi, anzi alle mie spalle già le avete viste a volo, sì, si è intravisto un qualche cosa, io vorrei cominciare proprio con questa citazione, mentre tu cominci a prendere posto alla tua postazione, okay, Facebook, vado. WhatsApp, mi raccomando. Perseguici esatto, sulla nostra vai. Pagina. Allora, prima sulla pagina, sul profilo di Mino Monelli. No, prima facciamo una cosa. Okay. Prima sul 52x12. Il ciclismo è la nostra passione. Il ciclismo è la nostra. Poi quarto canale, poi se volete, insomma, sulla mia pagina Mino Monelli. Vabbè, seguiteci dappertutto. Okay? Seguiteci dappertutto. Vai. Poi sul nostro sito. Quarto canale. www.quartocanaleweb.com. E poi se ci vogliono chi chiamare... Mi fai fare queste figure? No, vabbè, quali figure? Ci dobbiamo divertire. E poi invece se vogliono chiamare che facciamo? Si vogliono chiamare il nostro numero fisso è lo 081 804 7477. Ma che brava! E se volete WhatsApp... interagire anche con noi, messaggini, faccina, quello che volete, il nostro numero WhatsApp 351 24 37 621. Ma che brava che Hai sei! Visto? Adesso puoi andare. Vado. Allora, mentre Giusy va... Io faccio una cosa, comincio proprio questa puntata dedicata alle randonnée con una citazione che è molto particolare. Randonnée, né forte né piano, ma lontano. La scoperta di un ciclismo diverso, non esasperato,
non esasperato alla competizione, dalle classifiche, dalle griglie di partenza, insomma chi mi segue mi capisce, ma non per questo meno impegnativo e severo, dove chi ti sta a fianco non è l'avversario da battere, ma il compagno di viaggio, dove non conta in che posizione arrivi, ma l'arrivare, dove i ristori te li vai a trovare e sono anche, posso aggiungere questo, non c'è nella citazione, invitanti, te le inventi se non li trovi, dove nessuno si arrabbia se non tiri, dove magari chi soffre la tua ruota per farti fare meno fatica, insomma cerca anche di darti un cambio, dove ogni tanto o spesso alzi gli occhi dall'asfalto e guardi e vedi e capisci i luoghi e ne fai conoscenza. Questo è il mondo della randonnée e noi questa sera ne parliamo con i nostri ospiti. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Mi fa piacere vedere tutte queste bellissime donne. Hai visto? In questo studio. Perché il ciclismo non è solo maschile, ma è femminile e non solo è femminile. Negli ultimi anni sta aumentando di grosso. Ma cominciamo la nostra carrellata di ospiti, cominciamo proprio dal vicepresidente Audax Randonnée Italia, l'Ari, Giuseppe Gallina, volto buonasera. Conosciuto. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Stasera, no, volto conosciuto per 52x12, per gli amanti delle randonnée, stasera beato tra le donne. Ringrazio di aver accettato l'invito, Giustina, Imma, Marilena e Rita. Esatto, questa è una presentazione superficiale, noi l'andiamo a fare un po' più seria, istituzionale. Allora, al fianco di Giuseppe Gallina, Giustina Napoli, vincitrice del Rando, posso dire, tanto la premiazione è il 30, è prossimo, vincitrice del Rando Tour Magna Grecia e Campania. Voi direte perché? Il Campania l'ha vinto perché è bravissima. Magna Grecia perché è stata in quattro regioni diverse, al di fuori della Campania, quindi ha vinto Brava. Questo Rando Tour Magna Grecia. Complimenti. Complimenti. Ma com'è fare questi chilometri? Pioggia, vento, sole. Bello, guardate! È bello fare, cioè pedalare. Beh, è bello pedalare a prescindere dalle condizioni meteo. Altre cose magari un po' meno. Però. Un po' meno, vabbè. La passione fa superare tutto. Vicino a Giustina Napoli c'è Imma Mezza, buonasera, ciclomatrice pura. Quanti chilometri hai raggiunto in una giornata così da sola? Ti svegli la mattina e vai? 270. 270, cioè se le fai con una macchina. Ma perché ho i limiti di tempo. Ah, è il problema, non è la forza, non è la resistenza. È il tempo, è che il non andare a casa. Mannaggia, organizziamoci. Organizziamoci, cerchiamo di fare qualcosa per Imma Mezza. Complimenti anche a Imma, 270 chilometri. Cioè, hai capito 270 chilometri? Sì. Vai a Roma e torni un attimino a Cassino, è più o meno. Attimo. Mamma no, mia. 270 km, andate e ritorno, no, sono 400, arrivi a metà strada. Altro ciclomatore donna e da poco? Sì, pochissimo. No, quanto? È un anno. Un anno. Marilena Chianese, un anno. Come un mai? Anno. Chi ti ha portato? Vabbè, chi ti ha portato in bici ne parleremo dopo. Bene. E poi Dulcis in fondo, altra ciclomatrice, non chiediamo il tempo, ma insomma sicuramente una donna che ama la bici ed è Rita Grande. Buonasera. Buonasera. Allora, bella chiacchierata ci faremo stasera. Ho visto che sì, già ci stanno seguendo in tanti. Ci stanno seguendo in tantissimi, infatti li voglio salutare prima che inizi tu con la tua carrellata. Sì, eh? Sì, sì. Allora, ci sta guardando il nostro carissimo Ivan Flederer. No, aspetta. Lo devi dire tu. Telecamera a me, Ivan Flederer. Buonasera Ivan. Serena Di Vita, Salvatore Paolella, Giulio Paolo, Ferdinando Caliendo, grande Ferdinando. Ari Luigi Di Falco e Giuseppe Serullo. Questi sono quelli che insomma si sono segnalati sulla nostra pagina, sulla nostra Facebook, pagina Facebook. Ma veramente siete tanti. Allora Giuseppe, vogliamo per una volta cominciare proprio da zero, non da uno. Perché abbiamo spesso parlato in trasmissione della differenza tra una gran fondo e una randonnée, in apertura quella citazione che è veramente spiega in sintesi quello che è il mondo delle randonnée, quindi dove non ci sono i vincitori. Ma domanda secca, che cos'è una randonnée? Allora, la randonnée forse c'è da ancora più da precisare, dove la maggior parte della tua pedalata la fai a testa alta.
Questo gli dà l'opportunità di affrontare una sfida, perché si dimentica che comunque la randonnée ha delle proprie regole, dove c'è un tempo massimo, un tempo minimo per terminare la prova, dettata da determinate velocità, che sono 28 km orari e 15 km orari come velocità minima. C'è l'obbligo di passare per i punti controlli, dove in generale tutti gli organizzatori tendono a fare nello stesso punto controllo anche un punto ristoro. Questo per dare la possibilità, anche se si affrontano chilometraggi importanti, 200 chilometri, di suddividere questi percorsi, per cui di aiutare mentalmente i partecipanti a raggiungere quell'obiettivo, che è anche una sfida. Le distanze sono effettivamente anche una sfida mentale, oltre che effettivamente anche una programmazione, un allenamento. Per cui una randonnée che cosa è? Diventa un viaggio. La maggior parte si tende a farla su strade secondarie, non a caso nell'ambito dell'ARI si parla di un progetto di riciclovie, per cui non di andare a intervenire con ciclovie X9, ma portare alla scoperta di strade secondarie, di borghi e domeno anche delle aree interne. La valenza della randonnée, proprio perché poi ha questa caratteristica di partenza alla francese, per cui di avere un continuo di ciclisti sul territorio e non di una massa e tantomeno di non violentare il territorio, l'opportunità, come avviene nel caso di alcune randonnée, come può essere la Reale, di riuscire a transitare in determinati siti unici. Da parte del partecipante che cos'è? Diventa un viaggio, una sfida, un viaggio di scoperta. Da parte del partecipante ne vorrei sentire Giustina, ecco, che è una veterana delle randonnée. Veterana non tanto, perché da 4 anni. Da 4 anni. Ho fatto un bel po' di cose sicuramente. È un viaggio. Mm-hmm. È il piacere di scoprire posti dove tra l'altro io non andrei mai se dovessi andarci in macchina. Ecco. Perché appunto non è. È il viaggio in sé che è piacevole, non è l'arrivare solo nel posto, è tutto quello che c'è mentre arrivi, ti godi i paesaggi, scopri posti nuovi, fai nuove amicizie. Certo, sicuramente. Ovviamente hai anche, poi insomma dicono che io chiacchiero molto, quindi... Anche in bici anche chiacchieri? Ah, quindi... Mi dicono che anche in salita dovrei stare zitta per sfruttare il fiato per pedalare, io parlo uguale. No, una randonnée, la randonnée romana di 400 km, ci capitò di pedalare di notte per 3 ore in salita. Pedalo. È stato un anno sabbatico. Per infortunio, però pedalo. Cioè, l'anno scorso comunque feci intorno ai 5.000 km, maglia della nazionale, brevetti fino ai 600 km. No? Mi ricordo questa pedalata lunga. Che non Giustina finiva, Tredi, no, non smette mai di parlare. No, è bello così. Però guarda, io sono curioso perché leggendo, documentandomi un pochettino sulle randonnée, leggevo che l'Italia ha messo su il mondo del cicloturismo, e parliamo del lontano 1897, però poi nel 1904 la randonnée nasce in Francia, dal patron all'epoca del Tour de France. Cioè l'Italia lancia il mondo del cicloturismo e dopo 5 anni viene fuori il francese. E si sviluppa in Francia. E si sviluppa in Francia. A casa in Italia poi si sono avute le prime randonnée effettivamente intorno agli anni 2000. Abbiamo un vero boom anche tantomeno l'Ari nell'ambito dal 1998 in poi, e negli ultimi anni in Campania si è assistito a questo crescente enorme, ma in Campania e al sud, ma con una crescita generalizzata del movimento randonnée, che in Italia contiamo intorno ai 18.000 omologati di randonnée in Campania, parliamo di l'anno prossimo di avere circa 18 randonnée, la crescita tantomeno anche al sud con la crescita della Puglia, in Calabria, in Sicilia. È una continua crescita del movimento, parallelamente anche delle donne che sposano questo tipologia di andare in bici. E noi questo ecco la presenza che giustifica questa piena... Chi è? Guarda, queste sono le foto...
sono le foto belle, no, questa è la nazionale italiana quando siete stati. Sì, è il primo raduno che abbiamo fatto a Letino. È bello, Letino, grande, grande Letino, un posto meraviglioso, incantevole. Ma alle donne, insomma, come mai vi siete avvicinate, vi è appassionato a questo mondo? Vabbè, diciamo che la bici proprio in sé per sé, no? Vi è appassionato? Imma ride, Imma, perché ride? Mino, non so, scusa Imma se intervengo, non so se hai notato sì? Il tatuaggio di Imma. Certo, allora quindi noi ce l'abbiamo. La passione fin dove arriva, no, voglio no, dire. Noi il tatuaggio ce lo siamo proprio, ecco, adesso lo stiamo vedendo live, eccolo qui, perfetto. Questo è lei sulla bici. Perché questo l'ho fatto, siamo andati al Blockhouse e quando siamo andati sopra c'era questo cuore e c'era questo ciclista fatto di rame, penso, di bronzo, non so, bellissimo, ho detto questo sarà mio. Questo, eccolo però qui, invece lo vediamo. Però ci ho aggiunto il codino. È il codino, giustamente. Perché se no era un maschietto. È un maschietto, invece. E invece no, io ci ho messo il codino, quindi sono proprio io lì. Sei proprio, infatti, proprio è vero, tu. È vero. Quindi ti sei tatuato un tuo piacere, perché la bici tu la adori, 270 chilometri. Mamma mia, io non smetterei mai di pedalare. Ma con questo tempo come stai? Mai. Come l'hai messa? Normale, io mi sono attrezzata. Equipaggiata, copri scarpe, copri casco, tutto impermeabile, quindi io viaggio in mountain bike però in sicurezza. Ci manca in sicurezza perché vedo molti in bici da corsa, magari qualcuno non c'ha la mountain bike quindi si arrangia, vabbè, però io dico sempre in sicurezza, perché è la prima cosa, la prima cosa. Allora, devi tornare a casa sana e salva, ci sono la famiglia, ci sono tante cose a cui pensare non deve essere soltanto una passione che deve diventare un certo, no, deve essere fatta per bene, secondo me. Certo, e poi su questo per bene ci ritorneremo. Marilena, un anno che ti sei avvicinata a questo mondo, ti ci hanno portata o no? Diciamo che per scelta, io l'anno scorso ho comprato una mountain bike di seconda mano, esattamente a maggio dell'altro anno, e ho iniziato a pedalare e mi sono resa conto che la cosa mi piaceva proprio assai. E quindi poi a ottobre ho comprato una mountain bike nuova e a febbraio ho comprato la bici da corsa. E ho iniziato a fare le randonnée. Ho fatto la prima randonnée a marzo, il 24 marzo, randonnée primavera, ma purtroppo ho avuto un incidente e quindi sono stata ferma per le randonnée fino a luglio. Ho fatto due randonnée a luglio e quindi sono dentro, adesso sono dentro, appassionata, cioè, con una passione che è così. Giuseppe mi conosce da quando poi ho avuto questo incidente, perché ci siamo sentiti, loro sono stati molto molto cari, perché mi hanno chiamato, Imma, Giuseppe e altri amici, insomma, per sapere di me. E poi Giuseppe mi diceva però non ti fermare, mi raccomando, no, mi scriveva, diciamo mi scriveva non ti fermare, ciclista, non ti fermare, però in effetti io poi la caduta è stata il battesimo vero e proprio, la prima randonnée, la caduta mi sono tolto il pensiero e quindi da maggio poi ho riniziato a pedalare la sua randonnée, non l'ho potuta fare subito, ancora, no, con il gesto, voleva pedalare, io col braccio rotto, dicevo alla dottoressa, allora io devo andare in bici, dottoressa, signora, sì, no, si ferma con quella mano, no, guardi la mano, dottoressa, perché io devo andare in bicicletta, e lei mi disse, signora, per come vuole la mano andrà in bicicletta tranquilla. Andrà in bicicletta, sì. Cioè queste sono più pazze degli uomini, come funziona, Giuseppe? Sì, no, funziona. Ricorda, è una passione che viene fuori. Ma ricordati che la donna è più coraggiosa, la donna è più forte dell'uomo, più coraggiosa. Si spinge di più, scusami. Si spinge di più, certo. No, ti volevo solo ricordare questo. Più. Certo, vabbè, sa soffrire questo indubbiamente. Soffrire perché così. Invece Maria Rita? Diciamo che io in bicicletta ci sono cresciuta. Ah, bella sta cosa. Sì, perché i miei genitori sono campeggiatori da sempre, quindi ci spostavamo sia d'estate che d'inverno. E la bicicletta per me e mio fratello era sempre pronta.
diventati un po' più grandi, uscivamo la domenica con mio padre, lo sportivo è mio padre, della famiglia, e io ho preso, diciamo, questa, come dire, irrequietezza da lui. E la bicicletta, perché vengo da altri sport che non ho potuto più praticare, insomma, per problemi articolari, e la bicicletta perché dà un senso di libertà, mi piace vedere posti, ho scoperto tanti posti, no? Molto spesso pensiamo d'estate dove andiamo, che facciamo, non so dove andare, ecco, quando vai in bicicletta sai sempre dove andare, abbiamo dei posti veramente meravigliosi. Ah, io lo dico sempre che la Campania è ricca di posti incantevoli, è ricca di, cioè, è una regione completa, che poi stesso noi amiamo e odiamo allo stesso tempo, per più o più ragioni, e non è questa la sede opportuna per parlarne, però insomma guardate i paesaggi che si vedono, cioè i percorsi che si possono creare. Tu dici solo è vero, no, vedi quante perché? Donne che vanno in bici. Lo so, ma infatti. E anche tu devi no, salire in sella. No. Io c'ho un'altra passione, vabbè, lui lo sa. Mi piace fare attività sportiva in un altro modo, ma perché sono pigra. Perché è anche paurosa, io non sono una che magari. Pigromen è un uomo. Non c'è pigramen. Non c'è pigra girl. Mi piacerebbe tantissimo. Tu che ne sai se domani mi sveglio che se prendo la soltanto, bici pure io? Allora, è soltanto il mio piacere, perché vedere le donne che vanno in bici e poi sentire, ma a proposito, io più o meno per l'uomo riesco a capire, no? Perché ci sono passato, adesso sono un pochettino di anni che mi godo il mio giretto caffè la mattina, quell'oretta e 30 che è più bar che bici. Però ho lasciato il mondo agonistico, quindi so, sveglia presto, ma per voi gestire casa, lavoro, chi lavora, famiglia, perché quella donna, quando manca la donna a casa, manca, che è 5? Le 5. Ti sveglia alle 5? E una sera chi va a letto? No, vado presto, ecco. Massimo proprio le 23. È presto. Mamma mia. Sì. Cioè, scusa, ti svegli alle 5 del mattino tutti i giorni per fare? Non tutti i giorni, però una buona parte sì. Un po' perché si sveglia mio marito alle 5, quindi si sveglia lui e mi sveglio pure io. Quindi poi faccio le mie cose e mi organizzo per come devo uscire. E quindi? Ma anche lui va in bici o questa passione è solo tua? No, è solo mia. Cioè, però non mi contrasta, devo dire la verità, non mi contrasta, mi fa uscire tranquillamente tutti i giorni. Però devo avere un rientro, certo. Per questo non riesco a fare più. Ci mancherebbe. No, per esempio mi piacerebbe fare qualcosa di più, magari anche di 2 giorni, ecco, fare qualche cosa come ha fatto Giustina, però andare fuori. A magari. Proposito di 2 giorni e qualche giorno, vorrei salutare però Pamela Cepparulo, che è stata l'unica donna campana che ha fatto la Parigi-Brest-Parigi, anzi complimenti anche a voi, perché poi la nazionale italiana si è comportata bene, ma la regione Campania è stata eccezionale, o mi sbaglio, Giuseppe? Sì, veramente è stato il primo anno questo che la Campania si è messa in evidenza. Si è passata da 6 a 24 partecipanti. Un bel risultato. No, una crescita importante. Una bella soddisfazione. La presenza anche di Giustina, no, ma è importante. Giustina, tu pure ci stavi? Fatta, però mi sono fermata a Bari. Ah, ti sei fermata? Fatta a metà. Ho avuto un problema al ginocchio. Ah, ecco, quindi. Però è una bella emozione, no? Sì. Anche perché avete trovato un bel tempo. Sì. Abbastanza. È bella, è una bella esperienza. Se le condizioni ci saranno, la ripeterò tra 4 anni sicuramente. Le condizioni per ripetere? No, vabbè, le mie condizioni. Ah, oltre alle condizioni fisiche, cioè ci può andare chiunque o devi raggiungere? C'è bisogno, per fare la Parigi-Brest bisogna fare delle prequalifiche l'anno precedente, perché avendo un grosso numero di iscritti e quindi ci sono dei posti e a numero chiuso, e facendo le prequalifiche l'anno precedente ci sono delle prelazioni, poi diciamo, per l'iscrizione. Chi ha fatto almeno 1000 chilometri ha 15 giorni di tempo prima per iscriversi e poi a scalare i 600, i 400, i 200. Poi l'anno della Parigi-Brest si fanno le qualifiche, quindi bisogna avere un 600, un 400, un 300 e un 200 chilometri fatti entro giugno, altrimenti non si può perfezionare l'iscrizione. Ah, bene.
Le prescrizioni si fanno, cominciano a gennaio, però poi entro gli inizi di giugno bisogna completare i 4 brevetti, altrimenti non, quindi, insomma, non ci si può iscrivere. Arrivare a Parigi non è facile. No, non è facile. No, perché noi diciamo sempre, non sono solo 1200 chilometri che poi fai lì, c'è anche un percorso prima. Per... È un bel percorso prima, insomma, è impegnativo, perché noi spesso... in maniera anche riduttiva, no? Diciamo, vabbè, quello non è una gran fondo, la randonnée, la passeggiata, no, però ci stanno delle cose. D'altra parte, arrivare a fare 1200 km non si improvvisa, c'è bisogno di un allenamento. Ma assolutamente. C'è un po' pazzi, ci dovete siamo essere. Un po' pazzi, però voglio dire, ci alleniamo. Sicuramente. Adesso però 17.000 km annui. Cambio d'olio l'hai fatto? Ancora devo finire l'anno, 17.000 km. No, dai. Cioè io se le faccio con la macchina, fatto ottobre 3.000 chilometri, l'ho chiuso. Ottobre? Solo ottobre, solo il mese di ottobre, 3.000 chilometri. 3.000 chilometri? No, iPhone no. 3.000. Cioè si pedala, si pedala, si pedala. D'olio. Si pedala sul serio, si pedala. Ma ha balenato l'idea di partecipare, di fare un'esperienza come l'ha fatta Giustina, per esempio? Sicuramente, ma ci vorrà un po' di tempo. Eh beh, certo. Non è una cosa che si improvvisa. Adesso abbiamo 4 anni di tempo. Abbiamo 4 anni di tempo, perfetto. Il tempo quindi è... penso ce la faremo. Io penso di sì, anche perché ho una bambina piccola. Ah, quindi fra 4 anni sarà più grandicella. Esatto, e quindi sì, sicuramente, non per una questione di allenamento, è stato più un discorso di, come dire, di priorità. Di priorità, certo, perché la famiglia prima di tutto. Assolutamente non è che si può usare. Quindi sta crescendo. Ma adesso, così a volo, un numero di donne che sono entrate a far parte di questo mondo delle randonnée a volo? Randotour Campania conta una quarantina di donne. Una quarantina di donne. Che non è poco. No, poche, non è poco. Poche, però quando si osservano i valori degli anni precedenti danno l'idea che si sta crescendo. Ma come diceva giustamente Rita, è sempre poco. Bisogna avere anche... Ah no, ma 40 donne ci sono, cioè 40 donne non ci sono, cioè, non ci sono in Campania, parlo della Campania, non ci sono nelle manifestazioni gran fondo, medio fondo e gare a circuito, non arriviamo a questi numeri, cioè 40 donne sono un bel numero. È un processo di avvicinamento che avviene, perché proprio anche la curiosità da parte della donna, forse... La curiosità è donna, no? La capacità delle donne poi di essere multitasking, perché effettivamente rispetto a noi uomini hanno difficoltà maggiori. Perché diciamo sempre... devono gestire più sicuramente... Più situazioni devono gestire perché... Per cui è un limite sicuramente alla partecipazione, alla diffusione. Però bisogna pensare che comunque bici è sport, salute, aggregazione, conoscenza, amicizia, valori sani. Cioè io le guardo e sto immaginando, no, una giornata tipica di queste signore che vanno in bici, che io apprezzo tantissimo e adoro, perché signori, veramente vedere le donne in bici è, al di là, lo posso dire, sì, ma tanto al di là della bellezza, no, della donna in bici, che ha un suo perché, però è proprio diverso, è come per esempio per me seguire il giro d'Italia o il giro rosa. Con il giro rosa ti diverti veramente tantissimo, perché non si arriva a quelle situazioni particolari, insomma, del mondo professionistico maschile, però è lo stesso scenario e ti diverti alla grande. Quindi la cosa bella è questa. Quindi mi auguro che voi siete un po' le pioniere, no, di questo mondo delle due ruote che sta crescendo grazie a chi l'ha portato, perché poi non dimentichiamo un altro nome importante delle randonnée in Campania, in Mariano Russo, no? Mitico Mariano, che pure ha fatto la storia, continua a fare la storia. No, diciamo che ha fatto la storia, tanto ormai Giuseppe Leone, Mariano, so che mi stai guardando, Giuseppe Leone ha detto che devi appendere la bici con tutte le ruote, borraccia e portaborraccia. Quindi... Tengo qua un bel messaggino di Giuseppe Leone che stavo leggendo. Guarda, non sapevo. In questo momento, comunque va bene, dopo lo leggo perché ci stanno anche altri amici che ci seguono. Approfitto per salutare Antonio Marsano, Ferdinando Caliendo. Certo, ci Caliendo, noi ci vediamo. Buonasera il 30, mi raccomando, 30 grande...
Paolino Napolitano, tutti buonasera. Giuseppe Sarulo, buonasera a tutti. Giuseppe Leone, buonasera a tutti. Fabrizio Brunetti, salve a tutti. Allora, visto che Giuseppe Leone, scusami Giussi, visto che Giuseppe Leone ci sta guardando, cioè, o me lo scrivi o magari vedi in sovrimpressione il numero di telefono, se ho detto la verità, che hai detto a Mariano Russo di appendere la bici, lo puoi dire in diretta tramite WhatsApp, ce lo puoi scrivere su Facebook come vuoi, perché, aspetta, perché... poi questa è la cosa bella, no, questa no, è un'altra cosa. Non ho finito, c'è Gioacchino Ciccone, Francesco Vitiello, Gioacchino Ciccone ci saluta, buonasera amici, ciao Gioacchino, buonasera. E arrivo al messaggio di Giuseppe Leone. Un grande saluto a tutte le randonnées e tutti i randonneur della nazionale, dal loro capitano. Eccolo che visto. E poi la cosa bella è proprio questo sfottò buono, no? Proprio genuino, che c'è nel mondo delle randonnées. Cioè si instaura veramente, come diceva Giustina, si crea anche un rapporto d'amicizia che va al di là della stessa giornata, no? A livello nazionale. Giuseppe è di Fano, quindi insomma non è vicino. Io ho fatto una randonnée, la Rando Normanna, con il cambio rotto, e sono stata supportata dagli amici che mi hanno aiutata. È stata difficile, è la cosa bella, che non c'è competizione. No, è stata difficile pure, perché fare una randonnée 200 km con un cambio che non ti dava possibilità di poter andare in agilità, fare le salite con l'apporto le duro. Salite come le mette Giuseppe Gallina, giusto Marilena? No, ma poi Matese, bocca della selva, l'ho dovuta fare con un rapporto l'unico, perché avevo l'11. Per le salite, perché veramente fa dei percorsi. Per le salite che ci piazza nelle randonnée, al posto giusto poi, al chilometro giusto. Dove era quella randonnée dove c'era un ristoro? Non ricordo se era una fabbrica, e poi uscivi dal ristoro e c'era uno strappo micidiale. L'anno scorso, quella 20%, sì, che ricordo, si faceva un come si fosse adesso praticamente Reale a Castel Campagnaro. Castel Campagnaro. Dopo il punto ristoro, che tu ti fermi, quindi le gambe un po' si imballano, no? Il panino sullo stomaco che tutti, vabbè, ok, c'è il ristoro, quindi si pedala dopo tranquillamente, invece no. Mamma inizia pure a fare un poco Giacomo. Questo è il bello delle randonnée. Allora, noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, perché ahimè la pubblicità è l'anima del commercio, quindi noi rispettiamo i nostri sponsor. Poi restate con noi, perché il mondo delle randonnée non è soltanto questo, è anche altro. Pubblicità dopo. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 6 novembre, se acquisti un prodotto di almeno 599 euro, puoi scegliere uno tra 10 imperdibili prodotti a soli 99 euro. Notebook HP Stream con processore Vision 4 e scheda grafica Radeon R3. Aspirapolvere iRobot Roomba 604 con navigazione intelligente iAdapt. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020.
provincia di Napoli, da un'antica tradizione familiare, nascono artigianalmente liguori dal gusto unico. Liguori pregiati, una selezionatissima gamma di liquori con tutto l'aroma ed il profumo degli agrumi biologici, per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore Di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liguori pregiati, la qualità prima del marchio. Allora, rientriamo in studio, il momento pubblicità è d'obbligo, anzi voglio ringraziare tutti i nostri sponsor perché grazie a voi che esistiamo. Allora, stasera proprio... Stasera veramente che ci stanno seguendo in tanti... infatti, non mi danno il tempo di... allora, voglio salutare Santolo Marianna, Vincenzo Vitiello, buonasera a tutti, Paolo Petrillo ci segue, Franchini Vincenzo, un saluto a tutti da Frankfurt. Facce bike. Va bene, scusatemi il mio napoletano, insomma, mio dialetto. Luca Bonecchi, belle le mie randonneu, grande Giuseppe, Giuseppe Leone, Mariano deve andare a riposo, che vecchietto! E questa è la conferma, è arrivata. Che vecchietto! È ufficiale. Poi Salvatore Bassile, Vincenzo Cicarelli, buonasera. Luca Bonecchi, il vostro presidente... Vi ricorda ciò che il capitano ha dimenticato, né forte né piano, ma sempre lontano. Né forte né piano, ma sempre lontano. E a proposito di saluti, io voglio leggere un WhatsApp che ci è arrivato. E dice: buonasera Mino, buonasera colleghi ciclisti, mi dispiace di non essere con voi questa sera, mi avrebbe fatto enormemente piacere parlare di questa grande passione che ci accomuna, spero di poter avere un'altra occasione di incontrarci e raccontare la libertà che si prova e l'enorme arricchimento di emozioni e di esperienze che la bici ci regala. Un abbraccio a tutti voi, Pamela Cepparulo. Ecco, quindi grazie Pamela, era un piacere anche per noi, a coro proprio tutti quanti. Sì. Ciao, è bella sì, sì. Pamela, più o meno, allora, stiamo 3.000 solo 17 tutto l'anno, 3.000 solo ottobre, Giustina, tu più o meno quanti chilometri? Nel fine dell'anno, più o meno un 12-13.000 all'anno. 12-13.000 all'anno. Mamma mia. Marilena? Considerato che un anno sarò sui 4.000, sarò sui 4.000. Rita? 7.000. 7.000. Giuseppe, tu quanti chilometri fai? 300 chilometri. 21.000. 21.000. Quasi hai capito che tu dici di la palestra? Quasi parla di mille. Vabbè, io faccio un altro tipo di allenamento. Eccola qui. Questa vabbè, lì. Io mi alleno diversamente, grazie. Si allena diversamente tu. Faccio i chilometri da casa mia a Quarta, con la macchina, palestra, con la macchina. Però mi alleno duro, mi alleno pesante. Si allena pesante, insomma. Guai a farvi dare uno schiaffo perché... ha una mano pesante. Allora ritorniamo alle randonnée. Il 30 ci sarà la premiazione Rando Tour Campania a Marigliano, Castello Ducale. No, dovrei saperlo, però mi sfuggiva. Marigliano, e quindi ci saranno tanti premiati, ma questo migliorare, perché poi anno per anno sempre, no? Nell'organizzazione delle manifestazioni, l'aumento delle manifestazioni, quest'anno avete chiuso a? Come partecipanti totale, e come organizzazioni? Come intorno ai 1.000 partecipanti. 1.000 partecipanti, quindi insomma. Non calcolando la frequenza su ogni randonnée, eccetera, come partecipanti. Perché sono aumentate anche le manifestazioni organizzate. Quest'anno 22, cioè l'anno che chiudiamo 22 randonnée. L'anno prossimo 19, erano anche legate al fatto che c'erano delle prequalifiche per la Parigi-Brest. Ah, l'anno prossimo già sai che ci sono 19? Diamo questo numero, che 18 randonnée, ma il 30 presenteremo il calendario ufficiale del Campania, eccetera. Stiamo dando dei numeri. Con importanti novità. Che diremo poi, non ve le diciamo adesso, ma ci sarà la premiazione, ci saranno altre. Allora signori, lo dico io, vi aspetto tutti gli appassionati di questo mondo particolare, bellissimo, affascinante, a Castello Ducale Marigliano,
il giorno 30 ci saremo, ci divertiremo e scoprirete le novità di questo mondo che è in crescita vertiginosa, perché sta crescendo. Sì. Io non ti voglio dire grazie, perché insomma abbiamo detto che Mariano Russo è un po' il capostipite, no? È colui che ha portato a conoscere in Campania questo fenomeno delle due ruote. Però da quando sei entrato tu, qualche cosina è cambiata, perché mi ricordo che tu ti dedicavi, hai fatto un anno un gran fondo, no, e poi no, hai fatto no, la... No, no. No, non ci sei era, riuscito a fare. Era in programma, era in programma gran però fondo poi del Monte Maggiore. Del Monte Maggiore, e poi le cronoscalate. La cronoscalata, cosa che ritornerà l'anno prossimo. Ma la strada no, sì, sì, l'anno prossimo ritornerà la cronoscalata. Quindi signore, voi chiamate le pendenze, la cronoscalata, quella proprio bella. Proprio facile, semplice proprio, vero? È quello che è il mio obiettivo, insomma. Ah, l'obiettivo è la cronoscalata, quando dicono le donne, Giuseppe, quando no. Parlano le donne. No, no, io c'ho una donna nel mio gruppo, anche se io non pedalo, però la mia passione mi porta a tenere sempre un gruppo sportivo, e queste donne sono micidiali, insomma. Siete... Ma perché siete così competitive poi se tra di voi? Nel mondo delle randonnée, non, perché veramente siete tutte amiche e non c'è distinzione tra uomo e donna. Nella vita? Perché siamo competitivi? No, no, mamma mia. No, tu ne sai qualcosa, perché io adoro il tuo cane, qualcosa di... Io invece c'ho il pitbull. E c'ho il pitbull, vedi, lei è il mio pitbull. Non nella vita, nella bici, sulle competizioni, ecco. Dove ci sono classifiche, queste cose. Le donne sono micidiali. Sono veramente micidiali, o mi sto sbagliando? Siamo determinati. Eccola qui, mi immagino lei su una gran fondo, mi immagino Rita su una gran fondo, ho forato. È bella, grintosa, mi piace. Ti piace? Poi la competizione con noi stesse, allora noi donne siamo in competizione con noi stesse. Bravo. Quando facciamo una randonnée, facciamo una salita, è una sfida con noi stesse, e quindi si soffre, perché si soffre quando si va in bici, perché il ciclismo è anche e soprattutto sofferenza, perché poi quando si fa la pianura, voglio dire, è facile per ma tutti. Il bello è farti la salita, pensare di non potercela fare, però credere di farcela, e quando arrivi su è una cosa meravigliosa, guardate. Arrivi su, poi soprattutto quando arrivi su, e c'è un bel ristoro lì, è proprio... Ma tu sì, pensi ma no, solo al ristoro, vedi per no, non solo lui, non solo lui, pure io. Adoro! Un bacio, vedi, non sono quando sempre... Quando poi non trovo quelli che mi gustano, come ci rimango male? Ma per pedalare bisogna sostenersi. Sì, no, certo. Ma assolutamente, certo, lo so. No, ma è un momento proprio di... Ecco, ha capito. No, anche io mangio, voglio dire, per allenarmi devo mangiare. Daria non si vive indubbiamente, Daria. Assolutamente. Cioè abbiamo una telefonata? Abbiamo una telefonata, vediamo chi sarà mai. Chi sarà mai? Pronto? C'è? C'è la telefonata? Non c'è la telefonata. Ci sarà o non ci sarà? Il problema telefonata è sempre lo stesso. Allora, mi raccomando, chi ha il telefono di seguirmi dal telefono, non dal televisore, perché succede questo. Pronto? È caduta la linea, abbassiamo. Ecco, è capita. A noi la telefonata proprio okay, niente. Ok, va bene, approfitto per salutare a Viaggios Gariglia che ci saluta. Mm-hmm. Manuel Nota, un bel messaggino. Maestra Marilena, sei forte. Che qualche alunno? Che carino! Io sono un insegnante, io sono mamma, sono allora insegnante e poi sono ciclista. Ah. Okay. Allora, quale scuola? Aspetta, poi continuo a leggere. Quale sì, scuola? Al settimo circolo didattico di Giuliano Salvatore. Di Giuliano. Allora ragazzi, okay, che mi state guardando, guardatela. La maestra. Ok, elementare o meglio? Elementare, quindi la maestra, guardate com'è buona, non è vero che è cattiva. No, cioè, ma quindi non è domani... cattiva la maestra. No, non è cattiva. No, non è cattiva la maestra. Non è sicuro? Assolutamente no. Fammi finire di leggere, perché è bellino. Maestra Marilena, sei forte, la nostra campionessa. Baci Manuel. Sì. Poi ci scrive Francesco Vitiello, Mino, sono invitate tutte all'edizione 2020 Gran Fondo Campania. E Alberto Savino, un saluto alle fortissime cicliste presenti in studio. Mamma mia, quanti fan, quanti complimenti. Eh sì, veramente. Sì, tutti alla Gran Fondo. Eh beh, se non capita in contemporanea con qualche evento, perché qua ormai di manifestazioni in Campania, e io ne godo di questa cosa, perché
veramente dobbiamo cominciare ad organizzarci, perché si riducono... Pronto, buonasera, chi abbiamo al telefono? Eccolo qui Mariano, buonasera Mariano. Che dici, come va? Niente, volevo dire in trasmissione se non sbaglio. Non ho capito? Siete in trasmissione? Siamo in trasmissione, sì. Ecco, volevo salutare le donne, tutte le vostre gentili donne randonere che sono nel quartiere lì da voi, per fare un abbraccio forte e un complimento a Gallina, che è il nostro faro delle randonee. Avete nominato. E quindi io porco, insomma, non sono presente, ma diciamo che seguo la vostra trasmissione. E quindi vi saluto affettuosamente e vi aspetto il giorno 30, sabato pomeriggio, dalle 16.30 in poi, alla premiazione del Rando Tour Campania a Mariano. Sicuramente ci saremo, Mariano, ci saremo, anche perché oramai negli anni sta diventando... un evento, anche la premiazione del Rando Tour Campania. Non so se mi stavi seguendo prima, io ho detto, anzi, due cose ho detto su di te. La prima, ho fatto i complimenti perché sei stato tu un pochettino l'artefice di questo movimento, no? Colui che ha portato a conoscenza in Campania il mondo della randonnée. Due, ho detto l'altra cosa che un po' meno, che poi mi è stata confermata, però ambasciatore non paga pegno, che devi appendere la bici, me lo diceva Giuseppe Leone. Vuoi dire qualcosa, visto che ci sta guardando Giuseppe Leone? Sì, certamente, penso di sì, il nostro capitano è sempre presente dappertutto, quindi specialmente poi in Campania, visto che gli abbiamo donato la maglia della Campania come capitano. Infatti, un capitano, il capitano può venire... non mica per forza campano doveva essere. Vabbè, in effetti comunque io volevo, diciamo, ringraziare tutti i ciclisti campani e non campani. Certo, tutti i ciclisti. Sì, esattamente, perché il movimento sta crescendo veramente tanto, diciamo, sia in quantità che in qualità. Sì, in quantità che in qualità. Io Mariano ti ringrazio, salutami tutti i ciclisti di Sorrento. Com'è il tempo a Sorrento in questo momento? Piove, io sono ancora infortunato e quindi sto a casa. Ancora infortunato? Io non te l'ho voluto chiedere per non... No. Sei ancora infortunato? E ancora danno fastidio, dobbiamo altri 10 giorni. Sono vabbè, ci abbiamo tempo Mariano, adesso i tempi sono cupi, piove, tranne in mezza poi... tutti a riposo con la pioggia, c'è tempo di recuperare, tranquillo, io dai. Io in studio auguro a una delle a tutte quante di poter partecipare fra quattro anni alla Parigi, va bene? Sicuramente si impegneranno, me l'hanno detto in diretta, una ci ha pensato, Rita ha detto che tra quattro anni la bimba sarà più grandicella, quindi sicuramente saranno presenti. Va bene allora, un abbraccio a tutti e grazie per la trasmissione e per gli occhi. Ciao Mariano, ciao, ci vediamo il 30, ciao. Mariano Russo, simpaticissimo, Mariano Russo, proprio guarda, tu non l'hai conosciuto perché non mi segui. Non mi segue sulle manifestazioni, quindi non puoi godere di questi momenti, perché veramente ci si ride e si scherza alla grande. Stavo dicendo che il mondo delle randonnée è cresciuto vertiginosamente, i numeri anche, ci stavi anticipando, però io non ti cavo un ragno da niente, proprio, bisogna aspettare il 30 e niente, io l'ho invitato apposta, l'ho invitato per avere per dare una notizia, fare scoop, perché qua si usa in televisione lo scoop. Invece no. Il 30. Suspense. Lo scoop è il 30. È arrivato qualcun altro, vedo una serie di cuoricini là. Sì. Cuoricini. Maestra Marilena, ancora? Sei grande, ti voglio bene, Martina Mercolino. Ma come sono belli questi bimbi. Domani accogliete la maestra con uno striscione. Mi fate una foto con il telefonino, il numero WhatsApp è questo qui.
in sovrimpressione, non questo, ma il 351 24 37 621. E mandateci qui una bella foto. Ci mandate una bella foto, una bella, bella striscione, la ti immagini? C'è il direttore, bello, la direttrice, non so chi ci sta a scuola. La preside. Cioè dirà, maestra, ma che cosa fa? Allora io vado a scuola con la bicicletta. Ah, quindi sa. Lo già sa. Ah, ecco. Sì, però non sapeva che si è lanciata anche nel... No, forse lo saprà. Ah, forse sì. Lo saprà. Non è proprio informatissima. Ah, I miei alunni lo sanno. Infatti si vede. Ce ne siamo accorti. Condivido tutto con loro. Sì. Cioè invece quando andavo all'elementare, io me la ricordo ancora la mia maestra, mamma mia. Madonna mia. Non lo so, ma penso no, di no. Ma lei si vede che è brava, è dolcissima. Sì, è dolcissima. Sì, tutte grazie, le maestre al di fuori della scuola sono dolcissime. No, poi, anche va bene, a scuola, la maestra dai, deve fare... Oddio, c'è quello vabbè, e quello, voglio deve dire. Deve fare il suo ruolo. No, io sono stato, guarda, tra i tre figli mi sono fatto cinque... Tu direi perché 10? Perché due erano gemelli. Mi sono fatto 10 anni di presidenza del consiglio d'istituto alle superiori, proprio per non per stare lì e guardare i miei figli perché mi hanno dato soddisfazioni, ma per andare contro gli altri genitori, perché non ho mai sopportato il genitore che contraddice la maestra l'operato della maestra o della professoressa in questa occasione. Allora stavo lì proprio per dire... perché se ne sentono di cotte, grazie, di crude. Sì, poi sì, Giuliano soprattutto, approfitto per salutare il sindaco di Giuliano, ma, insomma sicuramente come ha scritto e l'ha detto lui, non sono quelli ragazzi che ci rappresentano. Assolutamente no. Perché assolutamente veramente, no. Veramente così. Vabbè, ritorniamo alle due ruote. Ritorniamo al ciclismo. Giustina, adesso che le randonnée sono finite, il 30 si farà la premiazione, quindi è ufficiale la chiusura dell'anno 2019, ci facciamo Natale, grazie di Dio. Mino, che dici, no. Mino? Vabbè, ma anche io comunque, al di là delle randonnée, per me la bici è un mezzo di trasporto, io in città uso la bici, un'altra bici, non quella. Cioè, giustamente, perché quella. L'anno scorso io ho fatto la metà dei chilometri in macchina e il doppio li ho fatti in bici invece. Che bello. 12.000 in bici e 6.000 in macchina. Quindi ti sposti sempre per me, sì, la bici fondamentalmente è un mezzo di trasporto, ma alla fine anche la randonnée... È un viaggio, quindi è un mezzo di trasporto anche lì. E per cui io, se devo fare commissioni in città, ho la bici da città. Comunque, diciamo che... Fuori città abbiamo la bici, quella motorizzata. No, ho la bici da corsa, ho una ibrida da città con la quale faccio viaggi. Ho fatto anche qualche altra esperienza, tipo? Due anni fa ho fatto... il primo tratto della Francigena del Sud da Roma a Benevento è stata più faticosa di una randonnée. Da Roma a Benevento stiamo parlando di... Perché poi c'era anche molto sterrato e se più o meno si cercava di fare, diciamo, il cammino dei pellegrini, quindi c'era anche sterrato, io sono abituata alla bici da strada, quindi lì... ho un po' di difficoltà in più. Però insomma ci sta. Ma è molto bello anche quello. Vabbè, ma a parte tutte le randonnée, insomma, io poi quest'anno ne ho fatte tante, mi appassiono sempre i posti nuovi, insomma. Per esempio io un altro dei miei obiettivi è fare il cammino di Santiago. Ne ho sentito parlare. Ho anche l'Avenue Vert, la ciclabile da Parigi a Londra. E poi ce n'è un'altra, mi ricordo il nome, da Parigi. Purtroppo è il problema, Imma, dei problemi di rientrare. Però Mont-Saint-Michel, da Parigi a Mont-Saint-Michel. Anche c'è un'altra ciclabile, insomma. Sì, vabbè, sì. Però quelle sono fatte a viaggio, ti fanno sì. Magari 80-100 km al giorno, poi si dorme la sera. Insomma, cioè, voglio dire, tranquillo. Però poi il giorno dopo. Ah, è tranquillo, capito? 80-100 km. Ma nelle randonnée io spesso non dormo. Come non dormi? Cioè quando, per esempio, quella che era la Reale quest'anno che avevi 600 km. No, io quella non l'ho fatta perché ero stata la settimana prima a fare la 6+6, Sicilia e Sardegna, quindi insomma non ho l'allenamento di Imma da poter fare 3-600 km nel giro di 10 giorni. A parte poi anche, voglio dire... La logistica, una volta, di stare fuori casa tanto tempo. È così, ecco, una volta che è finita... 200 la Reale. È 200, non è... Non la 600. Insomma,
stiamo parlando di 50 chilometri o 40 chilometri, 200 chilometri, sono sempre Napoli-Roma, voglio dire. Vabbè, però... Sciocchezza. La 200 ma... è il minimo sindacale. Finita la randonnée, cioè terminati 200 chilometri dopo 7, 8, 9 ore di bici. Basta parte. No, ok, ci sei... No, ma come vi sentite? Sta bene, no? Sì, infatti, la pagamento mi viene voglia di ritornare in sella. Purtroppo è finita. È vero. Allora, Giuseppe, è vero. L'anno prossimo sembra strano, ma è così. Cioè, 200 vabbè, chilometri. Le endorfine che libera l'esercizio fisico. Alla fine diventa una droga anche quello. Ho capito. L'endorfina è tutto il bene che ti voglio, Giustina. Però arriva a un certo punto quando ti fermi. È tutto ritorno. Come no? Allora, a me è capitato, ad esempio, alla fine di percorsi impegnativi, lunghi, di cominciare a sbadigliare. Mi è capitato, in bicicletta. Dopo la doccia, invece, cioè, proprio la sera a letto, con gli occhi così. non adrenalina a mille. Sì, sì, ma sei felice però. Sei felice. Tanto, ma sei allora, felice. Signore, vi devo interrompere un attimo perché all'improvviso sono arrivati 10.000 messaggi su WhatsApp e siamo veramente, manca pochissimo. Buonasera a tutti voi, ormai siete diventati il mio appuntamento fisso ogni giovedì. Un bacio alla splendida Giusy e alle donne presenti in studio. Saluto grazie. Con affetto il mio amico di sempre Giuseppe Gallina e all'intramontabile Mino Monelli, Antonio Ateniese. Ciao Antonio, ciao. Buonasera. Ciao, grazie mille. Poi complimenti vivissimi al re delle randonnée, Peppe Gallina. Oh, stiamo esagerando ragazzi, organizzatore eccelso che grazie alle sue iniziative fa avvicinare ciclisti di tutte le categorie, dai neofiti agli amatori e a questo meraviglioso mondo delle due ruote. Un saluto alla bellissima e fortissima Rita e a presto rivederla in bici. Complimenti per la trasmissione. Francesco Pompeo, ok, tu lo conoscerai sicuramente. Ancora, sei un mito, maestra Marilena, ti vogliamo bene. Bellissimo. Greta Giuliano, quarta bellissimo, G bellissimo. Quarta G, mi maestra, raccomando belli. Lo striscione belli, domani belli. Aspetto Greta, belli, aspetto su questo sempre, numero guarda, lo striscione. Poi ancora per la maestra. Ciao maestra Marilena, mi piace tanto quando vieni a scuola in bici, TVB Luigi Pirozzi. Vabbè, che bello, che bella soddisfazione. Io dico a loro, imitatemi, salite in bicicletta e imitatemi. Brava. Salite in bicicletta, questo e imitatemi. Che deve crescere bravissima. Anche il ciclismo dei piccolini. Il ciclismo dei piccolini, infatti io voglio approfittare di questa cosa qui, visto che siamo in chiusura della trasmissione, mancano pochissimi minuti. Sì. Partiamo purtroppo. Dalla maestra, giustamente, perché... istituzionalmente la maestra diciamo sostituisce quasi no, i genitori a scuola perché, assolutamente sì. Allora per educare, per incentivare questi bambini verso questo mondo perché un pochetto perlomeno alla mia epoca era il calcio quello più vicino no? Certo. Cosa vogliamo dire a questi ragazzi visto che apprezzano allora i miei alunni sanno perfettamente quello che io vivo quando vado in bicicletta perché io il lunedì puntualmente racconto loro quello che ho fatto per il fine settimana. Se non sono riuscita ad andare in bici perché purtroppo il tempo non ce l'ha permesso, anche quello condivido, il dispiacere di non essere andata in bicicletta. Vado a scuola in bicicletta, quindi penso che sia un esempio, perché poi noi educhiamo soprattutto con l'esempio, non tanto con le parole, certo. Con il vestirci di certi atteggiamenti e passarli a loro. E passano, vedi? Passa, perché loro sapevano che io sarei venuta qua, anche questo infatti. Avevo detto a loro. E loro ci sono come ci sono sempre. Me ne sono accorto, ma infatti. E poi si stanno, vedi, chissà quante cose stanno facendo sui nazionali, invece si stanno facendo due, invece non va bene, è carina anche questa cosa. In TV. Quindi, per coloro che seguono la maestra in TV, insomma, sapete cosa fare gli alunni. Invece chi non è alunno e ci sta guardando, allora, ce ne chi sono? Non è alunno, vabbè, ce ne sono tantissimi. Allora, ci sono innanzitutto i miei amici, gli amici della squadra degli Angels Flying,
che io adoro perché sono la mia famiglia, sono la mia famiglia veramente, perché io sono in una squadra adesso, con gli Angels Flying, perché sono entrata ufficialmente nel mondo del ciclismo, però questa è una novità. Io non mi tessererò con gli Angels, perché gli Angels non sono tesserati, loro si tesserano con Milano Cicli. Io invece entrerò nella squadra di Ferdinando Caliendo. E hai fatto la campagna io acquisti. Io sono una randaggia adesso. Adesso sono una randaggia e le randonee le farò da randaggia. Però il mio cuore, lo sa anche Ferdinando, è per gli Angels, perché sono la mia casa, la mia famiglia. Sono due situazioni. Grazie a tutti, veramente. Grazie a voi. Invece Rita cosa si sente di dire? Per me, ecco, che sono mamma, la cosa fondamentale, appunto, come diceva Marilena, dare l'esempio. Dare l'esempio, infatti mia figlia non vede l'ora di venire con mamma in bicicletta e Babbo Natale quest'anno l'accontenterà con una bicicletta e comincerà con mamma, insomma, a venire in bicicletta, perché è una cosa bellissima. Oggi la società e i social offrono poco ai bambini, io parlo appunto, mia figlia ha 8 anni, infatti. Preferisco portarla in bicicletta nei boschi, nella villa comunale, perché abito in città, e diciamo darle un altro esempio. Ma anche sì, insomma, purtroppo tablet, cellulare e cose e quant'altro non portano da nessuna assolutamente parte. Assolutamente no. Ti vedo... Sì, perché ci sono arrivati tre messaggi che vorrei leggere prima di chiudere, visto che comunque stiamo con i minuti contati. Allora, ci scrive Alberto Savino, vedo e saluto con piacere Giuseppe Gallina. Poi Alberto Savino sempre, a me Gallina mi ha fatto avvicinare di molto ai ristori, quindi secondo me allora, questo vedi che mangia molto. Già siamo a tre, e poi Imma apprezza, io... Poi ci scrive Giuseppe Bolzone, un abbraccio a Giuseppe, Imma e Giustina, compagni inimitabili di bellissime avventure, ed un forte abbraccio a tutti. Terminato? Terminato, sì, terminato. Allora, Rita ci ha detto che giustamente l'esempio, Imma. Io. Tu? Invece dobbiamo educare questi giovanotti che ci stanno guardando, perché ce ne sono veramente tantissimi, chi va già in bici, chi non ancora, e per farli capire. Io avrei capire. Tanto da dire. Però vabbè, non è neanche la sede giusta, sì, infatti. No, io non avendo figli piccoli, i miei sono grandi, volevo fare la nonna. Arriverà. Non mi danno come si chiama tuo figlio? Vorrei portare il tuo mio nipotino in bicicletta. Come si chiama tuo figlio? Luca e Claudio. Chi è fidanzato adesso? Tutte e due. Allora, Luca, Claudio... Fatevi una cortesia. Datevi da fare. È Natale, arriverà Babbo Natale a presto proprio. Più di meno, oggi ne abbiamo 21, quindi poco più di un mese. Facciamo un nipotino. Facciamo contenta la mamma, me lo voglio portare lì. Infatti, devi vedere se i tuoi figli sono d'accordo. Per forza. No, per forza non esiste. No, per forza. Nulla è per forza. No, per forza me lo devono lasciare, me lo devo... Ok, allora mi raccomando, aspetto notizie a Natale sotto l'albero. No, come è? Luca, insomma, le fidanzate come si chiamano? Rosy. Lo posso dire napoletano? Vediamo quello che dobbiamo fare. Giustina. Ma al di là dei bambini, io credo, anche da medico dico, la bici è utile per tutti, insomma, è utile per tante patologie, quindi al di là delle patologie che abbiamo noi, che facciamo tanti chilometri, nel senso di patologie... tutte così magari. Follie, insomma, però la bici fa bene a tutti, quindi al di là del discorso della randonnée o della gran fondo, che ognuno è appassionato o della passeggiata quotidiana, sì, usare la bici anche per piccoli percorsi, per fare, è utile per tutti, quindi io inviterei tutti. E poi vorrei dire una cosa, dimmi questa cosa. No, voglio dire una cosa, perché allora sono veramente contentissima che siano stati loro qui, perché secondo me è un grandissimo esempio per tante donne giovanissime che magari stanno a casa senza far niente, perché nonostante loro sono giovani, ma non giovanissime, quindi è veramente
mi avete fatto voglia di pure io prendere la bicicletta, salire sulla bici a farmi dei chilometri. Veramente è un orgoglio, ma è un orgoglio per le donne avere veramente delle donne così. Complimenti. Ah, complimenti, sì, meno male. Allora, signori, purtroppo il tempo questa sera è volato. È vero. Io vi ringrazio, quindi grazie, saluto e ringrazio Giuseppe Gallina, Giustina Napoli, Imma Mezza, Marilena, grazie. Il ricordo sempre Chianese, sì, e Rita Grande. E mi raccomando, continuate a pedalare, sempre così, sempre in forma. Noi ci alziamo, che salutiamo, perché è arrivato il momento di dirci... Arrivederci. Adios. No, addio. No, no, che adios. Ah, no, adios. Se tu vuoi dire adios, no, io cambio. Nella mia lingua adios, no, arrivederci. Nella tua lingua adios significa arrivederci, ma siccome siamo in Italia, nello specifico siamo in Campania, per essere più precisi siamo a Napoli, è proprio se la vogliamo dire tutta, siamo a Quarto, quindi... si dice arrivederci. Ah, mi sa che a Quarto si dice in un altro modo. No, non lo so, come si dice a Quarto, signori? Qualcuno mi possono dire come si dice a Oliveto, per esempio? Come si dice? Stat buon. Ah, bello, mi piace. Stat buon. Devi imparare. Allora, signori, questa puntata dedicata al mondo delle randonnée, non solo, ma anche al mondo delle donne che sta crescendo alla grande, è terminata. Purtroppo è terminata, sì. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ci vediamo giovedì. Sempre alle ore 20, fino alle 21. Un'altra puntata di 52x12, il ciclismo. Il ciclismo è la nostra passione. Mi raccomando, seguiteci sempre giovedì in diretta qui da Quarto Canale Flegreo, ore 20, ma le repliche durante la settimana a seconda delle esigenze del palinsesto, ma sulle nostre pagine Facebook, dal momento che andiamo in sigla, già è pronta la diretta, quindi pronta. Potete seguiteci. Vedere in qualsiasi momento la puntata. Buona serata a tutti, buon ciclismo. Ciao. Questo programma è offerto da... Da Euronics Gruppo Tufano fino al 6 novembre, se acquisti un prodotto di almeno 599 euro, puoi scegliere uno tra 10 imperdibili prodotti a soli 99 euro. Notebook HP Stream con processore Vision 4 e scheda grafica Radeon R3. Aspirapolvere iRobot Roomba 604 con navigazione intelligente iAdapt. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liquori pregiati, la qualità prima del marchio.